Dal 1 gennaio la tessera sanitaria è necessaria per poter giocare alle slot machine. Ora per giocare bisogna infatti dimostrare, documento magnetico alla mano, di essere maggiorenne per accedere agli apparecchi. Una novità prevista da tempo che non ha trovato impreparata l'industria dei giochi. Secondo fonti del settore, praticamente tutte le macchine sono già state adattate, oltre che installate in sale il cui accesso è vietato ai minori. Come si legge nel testo del decreto, dal 1 gennaio 2020 gli saranno rimossi gli apparecchi privi di meccanismi idonei ed impedire l'accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun apparecchio. È stato inoltre registrato il temuto calo nella raccolta dei primi giorni dell'anno. In tante sale, diversi giocatori non erano in possesso della tesserina e quindi non hanno potuto giocare. Per quanto riguarda i gestori, l'innovazione sarebbe costata almeno 10 milioni di euro complessivi.